Ragazzi, siamo a maggio e come si può vedere questa è una classica giornata di maggio. Sole a profusione, sole che spacca le pietre, ragazzi. No, comunque a parte gli scherzi, ragazzi, come potete vedere cioè, ha piovuto un casino e sta ancora piovendo. E infatti, come potete vedere, siamo fregati. Cioè, guardate qui, ha fatto ristagno e ho paura per le piante, ragazzi. Queste cose non fanno bene, sti ristagni. Ma proprio per niente. Cioè, guardate lì, lì c'è il fiume. Riconosco però che sta pioggia serviva e che comunque fa bene al terreno. E infatti ora provvederemo per prima cosa a cercare di magari lavorare un po' il terreno. Cioè, non lavorarlo, provare a drenare l'acqua che c'è in eccesso con dei spuntoni, facendo dei solchi. Così per l'appunto andiamo a drenare l'acqua in eccesso, perché altrimenti, ragazzi, qui non so quanto campano queste piante. E la seconda cosa, con l'utilizzo di questo che si può aprire, ora andiamo a raccogliere per l'appunto l'acqua piovana, dato che molto probabilmente una giornata così di pioggia, non so quanto, quando sarà la prossima volta che succederà. Per me per 2 mesi qua non ci sarà più acqua, non ci sarà più pioggia, quindi meglio provvedere a raccogliere al più presto un po' d'acqua. Ovviamente sono sotto un ombrello, altrimenti qui la videocamera prende fuoco e si spacca. Mi sono dimenticato di dirvi che i piselli hanno fatto i baccelli, come potete vedere, e nel corso di queste 2 settimane secondo me saranno pronti, forse anche di meno. Ora vi piazzo qua sotto, ragazzi. In questa situazione dobbiamo provare a drenare. Non ce la sto facendo, ragazzi, non so come fare. Oh, ecco, qui già ce l'ho fatta. Basta fare un po' così. Perfetto, ragazzi, qua ce l'ho fatta. Guardate, qua ho levato il fango, cioè l'acqua in eccesso l'ho levata. Ok, magari senza ammazzare la pianta. Però qui, ragazzi, è troppa l'acqua. Cioè, guardate, è diventato tipo fango. Vabbè, qui è infattibile, cioè. A me sembra solo di fare del gran danno. Oh, qua funziona? Ma sto mandando via. Ok, qua ce l'abbiamo fatta. Basta mandare via l'acqua in questo modo. Perfetto. Ce l'ho fatta. In questo caso uso un altro metodo. Ragazzi, come potete vedere ci sto riuscendo. Cioè, l'acqua in eccesso va verso la profondità, lontano dalle radici. E lo facciamo per tutte le piante. Così allontaniamo l'acqua in eccesso. Senza però prendere le radici, altrimenti il vostro lavoro sarà inutile. Quello che facciamo sono questi buchi qua, così l'acqua infiltra in profondità. In questo modo preveniamo le malattie fungine, preveniamo anche il fatto che le radici non vanno a marcire. E i buchi li lasciamo, così non si vanno a depositare ancora altra acqua. Quello che andiamo a fare ora è raccogliere l'acqua in questo secchio e poi lo mettiamo in queste bocce qui, ragazzi, che tengono tanta di quell'acqua che non ne avete un'idea. Così magari per le prossime volte che fa più caldo e non piove lo usiamo nell'orto. Vediamo un attimo e facciamo in questo modo. Oddio, quasi mi dimenticavo, ragazzi, qua l'acqua ormai è piena. Quest'ombrello ha rotto le palle. Chiudiamo un attimo. Qua si è sporcato di fango perché sono andato a pulire degli attrezzi che erano sporchi. Quindi, volendo, potete anche pulire attrezzi sporchi di fango oppure altre cianfrusaglie sempre sporche. Ecco, per esempio qui è marcito, dato che c'è troppa acqua. Qui, come potete vedere, le melanzane per ora non stanno soffrendo. Cioè, non vedo ristagni idrici. Infatti più che altro si concentrano in quella zona i ristagni.
Forse perché sono ai lati. Così comunque è come si presenta l'orto. Almeno ci sono questi alberi che fanno un po' da copertura e quindi non permettono alla pioggia di cadere direttamente, ma in modo un po' più lieve. E inoltre c'è il pino qua sopra che blocca la pioggia, quella forte che cade forte. È per questo che vi dico sempre di piantare gli alberi, perché comunque un po' un minimo vi proteggono. Poi qua non so cosa mi ha attaccato, mi stava facendo fuori tutte le rose proprio. Se riuscite a dirmi di cosa si tratta, mi fate un favore, perché io non ho ancora capito. Sembra peronospora, però non so. Ditemi voi, a giudicare dalle foglie cosa potrebbe essere secondo voi. Comunque là in fondo dove ho messo le zucchine, non so se riuscite a vedere, però stanno fuoriuscendo le zucchine. Ora non mi avventuro là dentro perché altrimenti affondo nel fango come prima, quindi meglio di no. Però stanno fuoriuscendo le zucchine che ho seminato. Nel dubbio, se non l'avete visto il video, andatelo a vedere. Ah, comunque questi piselli li ho coltivati senza andare a lavorare il terreno. Infatti, come potete vedere, non ci sono ristagni idrici. Semplicemente perché il terreno, se non lo vai a lavorare, mantiene un'ottima condizione fisica del terreno, un'ottima tenuta, e quindi non va a ristagnare. Invece lì dove siamo andati a lavorarlo, guardate, è pieno di ristagni. Quindi infatti gli anni prossimi, quando avrò un terreno tutto mio, andrò a provare molto più spesso la semina su sodo. Qua però sono sicuro che sono gli afidi che mi hanno attaccato. Guardate qua. Sì, decisamente. Infatti in un prossimo video voglio andare a parlarvi di come allontanare appunto questi insettini qua, che sono una piaga proprio dell'orto incredibile. Per chi se lo stesse chiedendo, questo è il prato che ho seminato più di un mese fa. Ho fatto un video sempre a riguardo e vi consiglio di andarlo a vedere, perché sono andato a falciarlo e guardate in che velocità cresce. Infatti provvederemo a seminare il prato pure qua, dappertutto. E questa parte qui andrà rimossa. Andremo a rimuovere tutto e terremo solo gli alberi e faremo tutto prato. Se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale. Io ti saluto.